benvenuto su Fast & Furious. In questo video parliamo di balzi in buca e anche salti in buca da fermo. Tra l'altro il salto in buca da fermo è stata anche una specialità goliardica dell'atletica leggera, specialità che è stata poi cancellata. In questo video vediamo di capire la tecnica migliore per eseguire i balzi in buca in modo da atterrare il più lontano possibile. Quindi questa è la posizione di partenza, indietreggiamo con le braccia, avanziamo, portiamo in avanti quelle che sono le spalle, indietreggiamo con il bacino, le ginocchia rimangono lì dove sono. E a questo punto, quando scendiamo, a questo punto poi dobbiamo, prima di arrivare poi alla fine, dobbiamo cercare già un po' di perdere un pochettino l'equilibrio e portarci un attimino in avanti, portiamo in avanti un pochettino le spalle. Quando poi stiamo per perdere l'equilibrio, a questo punto, spingi bene con le gambe, e mi raccomando, cosa molto importante è che spingere bene con le braccia. Anche qui le braccia hanno un ruolo fondamentale. Se riesci a spingere bene con le braccia e con le spalle, è chiaro che il tuo salto sarà poi più lungo. Come nella corsa, anche nei salti saltiamo sì con le gambe, saltiamo anche molto con le braccia e con le spalle. Una volta che sei in questa posizione, devi dare contraccolpo e poi bam, spingere verso in avanti. Devi cercare di fare movimenti veloci, di dare un gran contraccolpo, e quando sei ti porti in avanti devi cercare di perdere un po' l'equilibrio, quindi la sensazione è quella di cadere verso in avanti, ed è proprio quando stai per cadere che devi spingere con le gambe. Il balzo deve essere intorno ai 45 gradi, quindi devi spingere sì in alto, ma devi spingere anche verso in avanti, quindi devi portare il tuo corpo il più lontano possibile. Il mio consiglio è di fare questi esercizi se vuoi migliorare la tua partenza, se vuoi correre veloce. Io con questo ho finito, ti ringrazio, ti saluto e mi raccomando, sempre a cambio. Ciao!